crisi? No, sinceramente, sono veramente felice di stare cadendo in tutta la folla. E niente, perché prima di venire allo spettacolo sono andato da San Gennaro. E niente, ci stava San Gennaro, se no sono abbonato a San Gennaro, e ragazzi, ci stavano un sacco di film, però siccome sono abbonato sono andato, ci ho detto, mi raccomando, San Gennaro, fammi fare un spettacolo con i franchi siciliani, che se no chi lo ha guardato San Gennaro? Ma di te sinceramente, tu più che la faccia è comica, mi pare proprio una faccia. Poi una cosa che io volessi dire sopra, il problema che c'è a Cosenza e a Napoli è un problema dell'acquedotto, un problema dell'acqua, perché sinceramente molta gente, no, con l'acquedotto ci beve, e poi certa gente a Napoli con l'acquedotto ci mangia. No, che non hanno capito il buono che serve. E visto che ci stanno altri personaggi in questo momento, buonasera, buonasera a tutti. Scusate, scusate questi scatti tecnici. Tu vai, mi raccomando, la sovrapposizione, lo schieramento 4-4-2, mi raccomando, a rombo. Se no mi si rompono, mi si rompe la difesa. E volevo parlare un poco dell'Inghilterra, ma non della squadra, proprio di questo popolo, gli inglesi. Sono proprio un popolo strano, hanno delle strade larghissime e le chiamano street. Hanno delle donne bellissime e le chiamano women. Fanno degli spettacoli bellissimi e li chiamano show. Poi ci sono dei signori puliti, distinti, e li chiamano lord, anche grand lord. Ma sono proprio un popolo contraddittorio. Che ne pensa José Mourinho? Io ho lavorato anni dentro squadra inglese Chelsea, ma dal punto di vista drammatico, pragmatico, è che stampa molto diversa dentro l'Inghilterra. Io posso dire che adesso quest'anno Inter è squadra molto forte, perché come si dice, abbiamo tirato fuori gli attributi. Insomma, i coglioni, come si dice. E Moratti ne ha comprati tanti di coglioni in questi anni, proprio tanti. E posso dire pure che a me piace molto il giocatore calabrese Rino Gattuso. Vabbè, sinceramente io mi sento bene qua dentro la mia terra natale. In questi ultimi anni dentro il Milan ci sono stati cambiamenti. Cambiamenti non ce ne sono stati. L'unica cosa che è cambiata, abbiamo cambiato ente per gli stipendi. Adesso non ci rivolgiamo più alla società, adesso ci rivolgiamo direttamente all'Inps, perché poi è cambiato un po' l'età media. Poi io mi voglio ricordare un grande giocatore di una volta, un amico, Cacà. Io me lo ricordo a Cacà, me lo ricordando bene, soprattutto Cacà me lo ricordo che era un amico dentro gli spogliatoi. Però io posso dire una cosa sincera su Cacà, è che un Cacà dentro gli spogliatoi si respirava sempre una puttana. Poi sono cose che capitano. Il problema del Milan è che quando Cacà era bloccato la squadra non andava, quando invece Cacà era, la squadra andava in scioltezza. Poi non so, grazie, ci vediamo all'intervento di dopo, ciao!
voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella di qui. Ehi, vita esagerata, voglio una vita come qui. Ehi, voglio una vita che non è metà di quella che non dormi mai. Voglio la vita, la voglio appena arrivai. Hey! Oggi muoveremo come sta, bere del whisky, Rosy Bear, e c'è Franco Califano. No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia. Non ho detto gioia. Oh, a me, la c'è va a base. E che c'è va a base? Voglio dire una cosa. Ci sono tanti giovani, tanti ragazzetti che stanno borboni e cose, visto che altre basi c'è stato, mi sono richiesto Avra, perché da fai tu la musica? E come la faccio la musica su c'è la console? La faccio con la voce senza basi, ci penso io. Vieni qua Paolo. Allora, questo era il suo ultimo intervento su scaletta, quindi noi ti vogliamo ringraziare. So che sei un ragazzo che vuoi fare tanto nella vita, vorresti continuare, si accende così, vorresti continuare in questo lavoro, e ti auguriamo soprattutto di avere tanto successo. Ti trovano anche su Facebook, che è anche più Paolo famoso. Martino su Facebook. Un'ultima cosa, ho chiamato per far sì che io vada a partecipare alla selezione, alla nuova trasmissione di Jerry Scotti, Italia Talento, e vediamo quello che ne può uscire. Grazie Paolo, un applauso, arrivederci, bravo Paolo, a presto.